SARS 咧係有啲相似嘅。咁拍攝嘅地點其中一個就係香港喎。Jenny Photo 覺得喺香港度拍攝咧，令佢好興奮啊！Devo dire che tutti noi fin da subito abbiamo cercato di non alimentare le polemiche, proprio perché conoscendo che tipo di film avevamo fatto, volevamo promuovere il film e volevamo promuoverlo sui contenuti e non sul marketing della polemica. E quindi fortunatamente siamo arrivati a vederlo e credo che questa sia l'unica cosa che conti. D'altronde l'accoglienza oggi in sala credo che sia molto indicativa di un film che secondo me è soprattutto non ideologico, quindi non sta né da una parte né dall'altra, ma cerca di portare una riflessione allo spettatore che eventualmente si identifica in... Beh, ci sono un sacco di cose da dire sul film secondo me, però mi limiterò a parlare di Laura come chiede Enrico. Io l'ho amata molto perché apparentemente in qualche modo è l'unica idealista rimasta, no? In questo paesino del nord-est un po' arido. Poi però quando accade ciò che accade, insomma, tutto ciò per cui si batteva, insomma, è il personaggio più aperto, no? Verso l'integrazione, probabilmente il personaggio che più crede, più lotta per una società democratica multirazziale. Poi alla fine non ci rimane così male, però, poi quando accade ciò che accade. E quindi lo trovavo interessante perché c'è una sottile ipocrisia, secondo me, no? Laura è a contatto con i bambini comunque filtrano tutte le paure, tutti i pregiudizi dei grandi, poi però in realtà sono molto innocenti e molto ingenui. Io credo che il contatto con i bambini, con tutto ciò che accade, anche la famiglia poi da dove viene, insomma, non so spiegarmi, i suoi sentimenti non sono così veri, ecco. Comunque è un personaggio che non si può, a mio avviso, scindere da quello che è il contesto del film, però mi sembra un personaggio divertente. Il fatto che sia divertente lo rende poco credibile e quindi abbiamo ottenuto un risultato, insomma. Dunque, io vi ringrazio molto perché vedete, questa piccola riflessione sui personaggi ci ha aiutato a mettere meglio a fuoco che nel film c'è molto di più. Allora ringrazio moltissimo la squadra di Cose dell'altro mondo, buon viaggio nelle sale naturalmente come sempre.